Ci sono artisti che attraverso la pittura riflettono un temperamento, attraverso l'esecuzione raccontano alcuni tratti del proprio carattere e affidano a un cromatismo solo apparentemente casuale indicazioni fondamentali della propria essenza. Isabella Seralio, nata in Romania ma da molti anni in Italia, è una pittrice che porta nel suo lavoro l'esuberanza di una cultura sofisticata e sfarzosa, densa di echi lontani e rituali antichissimi, condensati in una ricchezza di cromatismo e di materia. Una cultura che articola nello stesso piano spessore simbolico e decorativismo accattivante, capace di imprimere ai lavori suggestioni favolistiche e spazialità immaginarie. Una pittura, quella della Seralio, che a un primo sguardo potrebbe sembrare addirittura ingenua, a tratti aneddotica, elementare nei valori formali ed espressivi, fanciullesca nella narrazione, ma che in realtà, sotto la coltre di una semplicità apparente, va a disseminare profondità di riflessione e radicalità concettuale. La proposta pittorica, quella dell'artista rumena, che si articola intorno a un colore tutto soggettivo e materico, steso con un tratto costruttivo e strutturante, è dato nelle sue tonalità più pure e nei suoi timbri più accesi, ed è il mezzo con cui l'artista realizza un'operazione di sintesi emozionale, che carica il cromatismo di energia dinamica sotto cui mimetizza contenuti spirituali e interrogativi esistenziali, solo mascherati da una pittura apparentemente felice. Perché in fondo, al di là dell'assoluta leggerezza che sembra invadere le superfici pittoriche della Seralio, la cui mano è dotata di una freschezza e di una felicità di tocco senza pari, stiamo trattando di un lavoro pittorico che sotto il suo carico di spensieratezza percettiva adombra contenuti universali che trovano nella energia divina, di cui si fanno interpreti, le uniche aspirazioni possibili di una umanità tanto imperfetta quanto in balia degli eventi. Nelle sue tele composite, in cui i colori fluttuano ai limiti del frastuono, tanto da originare sensazioni visive e talvolta tattili, caotiche ma corroboranti, si intravede il credo di una religiosità popolare e arcaica e di un sentimento mistico e spontaneo che si mescola a un mito immaginario. Nascono allora immagini fantastiche, cariche di espressione genuina e generate da slanci interiori e pulsioni inconsce che si irradiano sulla superficie pittorica sotto forma di dripping casuali e liberatori. Artista capace di coniugare una manualità fuori dal comune a una notevole potenza creativa, la Seralio mostra in ogni occasione di possedere un mestiere solido e stratificato, unito a un'abilità pittorica
che le consentono di spaziare con disinvoltura tra generi e temi differenti e di interpretare in maniera libera e proficua le tante variazioni della propria immaginazione. I lavori di Isabella Seraglio, con particolare attenzione alle produzioni recenti, sembrano rivelare spaccati di fantastico e porzioni di immaginario, e vivono tutte su un plafond visionario alimentato da combinazioni surreali e fantasie inconsce. Soprattutto riflettono in maniera allegorica le grandi questioni dell'esistenza umana e le tensioni spirituali, delineate attraverso un codice espressivo alterato e volutamente caotico, il solo in grado di replicare la frammentazione e il disordine di un vivere umano in costante ricerca di perfezione, ma sempre sul crinale della dannazione. Opere intrise di visioni metaforiche che finiscono per disegnare una religione umanissima e istintiva, che si affida al soprannaturale, con slancio emotivo e fiducia.